start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su My Gaming Club. Desidero ringraziare lo sviluppatore che mi ha preso, diciamo, in simpatia e mi ha fornito il gioco e mi ha messo nel suo Discord tra i content creator. Che cos'è questo My Gaming Club? È una fusione tra quella che abbiamo visto magari con un Monbazoo, un My Summer Car, unito a quei giochi dove si simula la costruzione di un bar, di un, in questo caso di una sala giochi. Abbiamo visto la stazione di servizio, abbiamo visto il caffè, il ristorante e ora la sala giochi. Non è nuova, diciamo, come meccanica, ma nasconde delle cose molto interessanti questo titolo. E come ogni gioco di questo tipo, non so onestamente da che parte cominciare. Quindi inizierò raccontandovi un pochino le peculiarità. Allora, intanto stiamo morendo di sete, quindi devo andare a aprire una di queste, prendere e bermi uno di questi succhi. E qua abbiamo visto una meccanica, quella che dobbiamo andare a riempire noi stessi. Ma la cosa più interessante sta nei nostri PC. Ora possiamo shiftare dalla modalità oggetti grossi a oggetti piccoli. In questo caso prendo il PC e ve lo appoggio magari qui. Adesso aspettate che prendo i soldi. Ok, lo appoggio qui. Perché? Perché col nostro PC possiamo andare a prendere le schede video, montarle, le RAM, i processori, i dissipatori. Tra l'altro gli manca anche un bel dissipatore a sto computer e ha un gran difetto. Ecco, ho fatto la cazzata, ma va bene. rimetteremo a posto questo computer, in men che non si dica. Adesso rimettiamo tutto a posto. Allora, intanto, un'altra particolarità di questo gioco è il fatto che potete usare il vostro cellulare per vedere le vostre recensioni, gestire il vostro conto, vedere le foto che avete scattato, ma la cosa più interessante ve la faccio vedere tra un istante, non appena finisco di mettere a posto sta roba, perché è veramente take. Con F vado a posizionare, c'è un po' da prenderci la mano per take. F, vedete che possiamo ruotare, non è comodissima l'interfaccia, ma ci si prende la mano. Prendo il mouse, vedete che qui ci indica se è tutto a posto, le cose che abbiamo messo. In questo caso è praticamente tutto a posto, mancano delle cuffie, manca un PC e così via. Ma la cosa che volevo farvi vedere non era questa, era il fatto che possiamo mettere le varie componenti all'interno del PC. Ora, io prendo il PC, lo appoggio qui. Ora vado, dato che la macchina ci arriviamo dopo. Andiamo al negozio di componentistica per PC e compriamo il dissipatore che manca, così vi faccio vedere come funziona. Un'altra cosa che dobbiamo comprare che non abbiamo è un cacciavite, quindi compro un cacciavite e compro anche un dissipatore per la CPU, che è questo. Perché al momento i giochi mi girano a 10 fps e ciò è male. Pago, non mi bastano i soldi. Quanto costa sto affare qua, scusate? È 90. No, prendo questo. Ok, posso? Ok, ho pagato tutto. Ora prendo in mano questo, vado già in modalità di abbinamento, metto via i soldi, in modalità di abbinamento, così almeno tengo il cacciavite in una mano, il dissipatore nell'altra, vado a fissarlo subito. Così poi vi metto anche in funzione la mia sala giochi, in modo da farvi vedere come funziona. Ora possiamo andare a fissarlo, vediamo se me lo fa mettere. Ok, teoricamente lì. Ok, vedete, sto fermo. Ok, ho fissato anche il coso. Questo non riesco più a metterlo, non so perché, devo studiarci. Comunque intanto metto il cacciavite lì. Ora prendo il PC, lo posiziono sotto e il tavolo diventa completo. Ora accendiamo il... No, voglio posizionarlo lì e accenderlo. Turn on, prendo questo che renderà la mia sala giochi pronta per l'utilizzo e possiamo andare a usarlo. Parte un po' come PC Building Simulator, dove possiamo non navigare ovviamente, ma possiamo andare a vedere il computer, lo spazio disponibile, le app installate e installabili,
gli acquisti effettuati. E calcolate che io ho un antivirus e ho ancora 29 giorni, ho comprato un mese di licenza anche per assicurare la navigazione sicura ai miei utenti. Ma avviando Steam potete comprare, ovviamente dovete caricare la vostra carta di credito, caricare il conto bancario e vi comprate i giochi ve li scarica e diciamo che... Oh cazzo, ho perso... Avevo il mio account, ho perso tutto. No, ok, ho riloggato il mio account e vedete che ho comprato Dota 3 e Minecraft. Ora potete andare anche a giocare e vedere il vostro PC come lo fa girare. Calcolate che questo girava a 10 fps. Con la dissipazione del processore abbiamo guadagnato 5-10 fps, che è ottimo. Invece Minecraft girava a 20 e ora gira a 38, quindi è ampiamente giocabile. Quindi, bene, il PC è pronto per far giocare gli utenti che vengono qui. Ora, uno si è già messo qui, ma sta navigando in internet, vedete che sta navigando, abbiamo un monitor vecchissimo. Dall'applicazione potete vedere il vostro costo all'ora. E dicevo, la cosa più interessante, scusate ma sono un po', la cosa più interessante è che voi potete... prendere una delle vostre cose che possedete, magari che avete smontato da un PC, prendete il vostro telefono, andate nella fotocamera, vi mettete vicini, magari con uno zoom di un 3x in modo che l'app del telefono possa riconoscere di che cosa si tratta, e andare su eBay, chiamato proprio eBay, selezionando una foto, viene riconosciuta e ci viene consigliato il prezzo. Io lo metto in vendita e poi dovremo noi personalmente andare all'ufficio postale e spedire il pacco. Intanto in questo garage ho iniziato a mettere qualche piastrella un po' bruttina, della carta da muro, insomma da parati, per coprire tutta questa oscenità. Intanto qua stanno comprando. Intanto, ah ok, lui mette soldi, butta giù, prende roba, io intanto tiro fuori i soldi, ok. Poi arriviamo a ultimo ma non ultimo, abbiamo visto il negozio di hardware, qua dietro abbiamo il negozio di hardware di un altro tipo, piastrelle, carta da parati, piuttosto che tavoli da gaming, sedie da gaming, divani, poltrone oscene, macchine, macchinette degli snack aggiuntive. Abbiamo l'auto è modificabile al momento, aprendo il motore, al momento ho visto che si può smontare la batteria, ma credo sia smontabile anche in più parti, essendoci anche una chiave inglese da montare, da acquistare, scusate. C'è il carburante, adesso noi stiamo per morire perché dobbiamo mangiare. Intanto, la guida è molto semplice, WSD senza marce. Andiamo dove si acquistano invece le bevande. Le bevande le usate per la... macchinetta e anche per voi stessi. Al momento noi non abbiamo molti soldi, abbiamo solo 17 dollari. Ora sto andando nella direzione sbagliata, ma ho sbagliato io, sono un pirla. Ci portiamo già davanti all'edificio, spengo l'auto, apro e col tasto invio scendo. E qua vedete che potete comprare quello che volete. Io al momento ho 17 dollari, mi compro... Aspetta che non so per cosa mangiare. Ho sete, principalmente ho sete, quindi compro questo, lo pago. E qui, e me lo bevo tutto io. Intanto, qua c'è un vecchio carrellino che gli avevo preso in prestito. E tra l'altro... credo che me lo lascino per questioni di comodità. Voglio comprare altre cose. Questo costano un dollaro l'uno. E mi compro anche questo per potermelo mangiare. Perché me lo mettono qui. Io posso prendere questo e andarmene a casa caricandolo nel baule della macchina, nel bagagliaio. Ora devo trovare il modo di chiuderlo. Perfetto, metto via i soldi. Chiudo l'auto, premo invio, mi metto alla guida e riaccendo l'auto. Ora, l'auto, a quello che ho visto andando addosso ad alberi così, non succede, non si danneggia. La città non è enorme, infatti abbiamo visto l'alimentari, abbiamo visto l'hardware shop, quello che vende i tavoli, che è un disperato peggio di noi,
in fondo c'è l'ufficio postale, in fondo alla città, col codice postale per inviare le cose, cioè fatto bene, e basta. Al momento quello che ho visto in città è questo. Al momento intanto sta giocando, no, sta navigando, intanto vedete che ci lasciano qua i soldi. Prendiamo un po' di soldi, prendiamo anche da qui un po' di soldi. Poi potremo andare a espandere il nostro PC, a espandere il numero di tavoli, potremo portare sempre più avanti la nostra attività. Ovviamente è uscito da pochissimo, perché è uscito a dicembre e l'ho scoperto solo per caso oggi. Infatti poi lo sviluppatore subito mi ha dato fiducia e lo ringrazio. La cosa che mi dà fastidio è che non si può chiudere, cioè praticamente la gente entra, vi entra anche dall'inizio. Comunque, un'altra cosa da farvi vedere è la possibilità di pulire. Vedete che si può andare a pulire il pavimento e ci sono anche le recensioni da parte degli utenti. Adesso andiamo a vedere. Un'altra cosa importante è, se volete fare acquisti su Steam del gioco ovviamente, dovete andare, adesso qua c'è la carta e mi dice che ho solo un dollaro, no? Dovete andare qua all'interno di questo negozio di roba per PC e qua fate deposita, potete fare anche per leva. Qua vendono, con le marche ovviamente storpiate, schede madri, RAM di varia frequenza, gli hard disk, gli SSD, le cuffie da gaming che mancano, tra l'altro, e sarebbe bello averle per aumentare un pochino le schede video, la pali della gigabita, le tastiere, i monitor decenti, non quelli che ho, i processori 3, 5, 7, questi qui non so cosa siano, onestamente, sono dei manuali di fisica o di roba, per costruttori di radio e roba varia. Allora, se i case, le ventole dei dissipatori e cose varie, gli alimentatori, i mouse, cioè i monitor quelli un po' più belli, cacciavite, chiave inglese e raschietto che non so cosa serva. Ora, il gioco ha davanti a sé potrebbe avere davanti a sé un inferno o un paradiso, voglio dire, potenzialmente è pazzesco. Dipende quanto lo porteranno avanti, perché è il gioco in cui potrei anche morirci dentro. Oh, questo sta giocando a Dota e lo sta giocando anche con un buon frame rate. Intanto accumuliamo soldi. Mi servirebbero, ma se riusciamo a fare 25 dollari, mancano 2 dollari. Vado a prendere le cuffie più smarce che abbiamo, però almeno dai che tu mi prendi un succo. Dai, quanto manca? Poi c'è il giorno notte, non si chiude mai, non si dorme mai. Insomma, quindi abbiamo la forza che aumenta e probabilmente aumenterà anche il numero di oggetti che possiamo trasportare in mano. Questo mi lascia queste. Perfetto, abbiamo 31 dollari, quindi possiamo a questo punto andare a prenderci le cuffie. Non so cosa succeda però se perdiamo la vita, insomma, moriamo di sete. Quello onestamente non lo so. Comunque vi prendo delle cuffie da 25. Pago, grazie. Le metto subito sul bancone, sul tavolo osceno. Sarebbe bello poi in futuro, adesso vado un po' a ruota libera, sarebbe bello. Guasti all'auto, una difficoltà maggiore, la possibilità di andare in perdita, la possibilità di comprare edifici nuovi, di subire furti e cose varie. Sono un coglione io però, e che cacchio. E vabbè, dai, ascolta. La mettiamo qua, va. Adesso ve la riposiziono di nuovo e l'ho messa al contrario. E questa è una cosa che andrebbe, un'altra cosa ancora prima delle cose che vi ho appena detto, sarebbe quella di mettere di mettere magari una sorta di protection. Ok. Water, che lo voglio qua sotto così. Ok, tastiera. Ok, e mouse. Ok, sedia, ovviamente,
Ok. Voglio vedere se l'abbiamo venduta. Ok, no, dobbiamo andare a venderla. Proviamoci subito, dai. Allora, sto morendo anche di fame, tra l'altro, però va bene. Allora, prendo take. Proviamo ad andare a venderla, sta cosa qua. Allora, entriamo in macchina. La molliamo lì. Chiudo la porta. Accendo l'auto. Andiamo indietro. Spero non sia caduta fuori dalla portiera. Andiamo a venderla, abbiamo 4 minuti, dice, quindi proviamo. Dovrei ricordarmi anche dov'è il luogo della spedizione. E qua vi dico, poi purtroppo dovremo anche aver finito, diciamo, le parti visionabili del momento. Qui c'è il distributore, pagate al benzinaio, gli dite quanto volete fare, vi scala i soldi e fate la vostra benzina. Ok, qua si spedisce. Allora, praticamente fermiamo l'auto, apriamo la portiera. Prendo la scheda video, che è qui, take. Non so dove devo appoggiarla, comunque diamo un'occhiata al telefono, cosa dice? 14G, perfetto. AA14G, io parlo con lui. Send AA14G. Next, wrap up. Ok, wrap up, put the item. Posso tenerla in mano mentre facciamo tutto sto mestiere? Ok, AA14G. Put item on the table. Ah, ok, ok. Ok. AA14G. Ok, impacchettata. Abbiamo spedito. Non so se abbiamo già preso i soldi, non credo. Dobbiamo aspettare. Genialata anche questa. Prodotto inviato. Perfetto. Non so poi se sia possibile anche comprare altre cose, perché notifiche, new client. Perfetto, magari in futuro sarà possibile acquistare. Comunque, l'ultima cosa che vi mostro è sul nostro club. Ah, posso chiuderlo? Ah, si può. Posso chiccare la gente, aumentare il prezzo e vedere anche le recensioni. 9 negative, 5 positive, una media abbastanza bassa. Quindi, insomma, non sta andando benissimo, però intanto per intanto abbiamo... fatto qualcosa. Vediamo anche il livello della benzina come scende. Ho fatto il pieno. Si può zoomare, però non adesso. Il pieno, la benzina scende abbastanza in fretta. Allora, cerchiamo di capire dove siamo, perché la città alla fine è un anello con una strada centrale. E adesso in pratica abbiamo fatto praticamente tutto il giro. Qua torniamo nella nostra viuzza principale e qua invece si va da sotto e si sbuca esattamente al negozio di hardware, che è lì. Sì, come vedete l'auto non dovrebbe rovinarsi. Spegni l'auto, apri, scendi. E lui gioca a Minecraft con le cuffie che ho preso. Non è molto igienico darle a tutti, ma va bene. Ragazzi, il gioco è davvero interessante, interessantissimo. Questi sono i creatori del gioco, se non sbaglio. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!